Esattamente, esattamente Jacopo, buongiorno, un saluto ai nostri telespettatori. Hai detto bene, questa è un'isola felice dell'alta area Vestina perché è confinante con comuni che sono in zona rossa, ma a Villa Celiera non ci sono positivi al coronavirus e questa è davvero la notizia che rappresenta oggi, che vogliamo rappresentare, di cui vogliamo parlare con il primo cittadino di Villa Celiera, Domenico Vespa. Buongiorno Sindaco, grazie. Grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, grazie. La possiamo definire Isola Felice a Villa Celiera, insomma siete circondati da comuni dove c'è la zona rossa e noi abbiamo anche toccato con mano questo perché siamo stati fermati giustamente dai carabinieri qualche chilometro fa. Qui invece a Villa Celiera non ci sono positivi, da questo punto di vista questa è una bella notizia. Sì, hai detto benissimo, ci troviamo a Villa Celiera, siamo nel cuore del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. E noi, come ha detto bene il giornalista, ci troviamo al confine di tre zone rosse, che sono i tre comuni confinanti proprio territorialmente con Villa Celiera, Farindola, Montebello e Civitella Casanova, ma a ridosso di questa prima zona rossa c'è una seconda zona rossa che è quella di Penne, che Penne è per noi il centro di maggiore interesse, il centro della Brioni, dove i nostri cittadini si recano giornalmente, dove sono le scuole superiori e dove i professionisti hanno i loro studi professionali. Quindi noi siamo rimasti un po' un'isola felice da una parte, dall'altra forse zona nera perché risentiamo un po' delle restrizioni imposte dalle zone rosse. Proprio vero che la storia, gli eventi ciclici si ripetono, è accaduto come forse quello che hanno vissuto i nostri antenati, quando per loro il pericolo maggiore arrivava dalla costa, arrivava dalle vallate sottostanti, quindi l'unica zona sicura era la nostra montagna e anche oggi quindi le uniche vie d'accesso sono i sentieri della transumanza che ci riportano nella vallata dell'Aquilano, i comuni di Castel del Monte, Campo Imperatore e quindi resta veramente l'unica zona rossa, no? L'unica zona sicura. Io volevo sottolineare un particolare che come ha ribadito questi giorni soprattutto il dottor Albani, responsabile primario del 118 di Pescara, che nelle emergenze da soli non si è nessuno. Ebbene, io penso che questo risultato vada soprattutto condiviso con i nostri concittadini, che sono stati veramente non bravi, ma hanno dimostrato veramente un grande senso di maturità, un senso di responsabilità. Dicevo proprio prima al giornalista, noi le nostre attività commerciali hanno abbassato le serrande addirittura prima dei decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e questo è veramente un grande segno di maturità, ma forse l'hanno fatto perché c'è voglia e entusiasmo di ripartire e di ritornare ad essere Villa Celiera che è sempre stata e soprattutto Villa Celiera degli ultimi anni. Sindaco, questa è la patria degli arrosticini, ci sono tanti locali, ci sono tante aziende che producono arrosticini e come diceva lei oggi è tutto chiuso, state risentendo pesantemente di queste chiusure a livello economico perché la vostra comunità vive soprattutto di questo. Sì, noi l'arrosticino è il nostro prodotto d'eccellenza, forse che ci ha resi famosi non soltanto in Abruzzo ma in tutto il mondo, ma abbiamo altri prodotti eccellenze come la mulinara che si può degustare nei nostri ristoranti tipici, abbiamo le patate rosse di Villa Celiera che stiamo riscoprendo, stanno riacquistando veramente una notorietà sempre più inaspettata. Però attualmente sono tutti fermi, soprattutto il problema delle persone che lavorano nelle aziende, in queste macellerie dove vengono prodotte arrosticini sono diverse, basti pensare che la maggior parte del reddito prodotto proprio proviene o dai laboratori di arrosticino, addirittura dai ristoranti che preparano gli arrosticini. Però ripeto, siamo rigorosi, ci atteniamo alle regole, come amministrazione comunale noi siamo stati ugualmente lungimiranti, ci siamo preoccupati di procedere a delle disinfestazioni periodiche, abbiamo soprattutto rintrodotto metodi che in passati più usati
passati, oggi scomparsi, come far i nostri consiglieri che vanno in giro per le contrade con l'altoparlante ad invitare i cittadini a rimanere dentro casa. E poi devo sottolineare la presenza e soprattutto la guida che ci è stata data dal dottor Cretarola, il nostro medico di famiglia, componente del centro operativo comunale, sempre a disposizione e soprattutto sempre attento alle problematiche di tutti i cittadini, ma soprattutto anche lui è stato lungimirante, perché già da un po' di tempo, all'inizio emergenza, quando ancora veramente nessuno si rendeva conto della portata di questa emergenza, già prescriveva ai nostri cittadini abbondanti dosi di vitamina D, che sembrano veramente molto efficienti nel combattere questa epidemia. Allora, sindaco, parliamo anche di una curiosità, anche per uscire un po' dall'ambito di questa emergenza sanitaria. Domenico Vespa, primo cittadino di Villa Celiera e parente, lo dice il cognome, della famiglia di Bruno Vespa. Come questa parentela, insomma, e Bruno Vespa viene spesso a Villa Celiera, ogni tanto. Non è mai venuto, eravamo... parenti sì, però. Il figlio, stavamo proprio organizzando una giornata dedicata sia a lui che al figlio, per la presentazione del libro di Federico, che purtroppo però abbiamo dovuto adesso rimandare, ma sicuramente faremo a breve. Bruno Vespa, noi siamo, perché siamo della stessa famiglia, siamo di origine aquilana, mio nonno, originario di Calascio, passava a Villa Celiera attraverso le vie di transumanza per andare al sud con i greggi, e quindi conobbe mia nonna e da là si fermò a Villa Celiera. Jacopo, il sindaco ci ascolta, se vuoi fare qualche domanda, qualche curiosità, prima di restituire la linea, siamo qui. Sì, avevo solo una curiosità, nel senso che Villa Celiera è un centro piccolo e immagino che l'età media sia abbastanza elevata, e questo è un fattore di rischio. Ecco, come vive questi giorni in cui di casi non se ne riscontrano il sindaco? C'è sempre timore che possa uscire il primo caso? Ecco, come la si vive in relazione al fatto proprio di un'età anagrafica che immagino, io adesso non la conosco, però immagino sia abbastanza elevata dei cittadini di Villa Celiera. Certamente, allora chiede il collega Jacopo Forcella da studio come state vivendo questa emergenza, perché immaginiamo l'età media della popolazione di Villa Celiera è una età media piuttosto alta, cioè c'è comunque la massima attenzione, perché c'è sempre il rischio di avere il primo positivo. Ma soprattutto non sarebbe nemmeno il primo, l'uno o due, e considerato che è una popolazione prevalentemente anziana, riverterebbe veramente a rischio tutto il paese. La gente, ripeto, risponde bene, è ancora paziente. Noi l'unico problema, ripeto, che abbiamo vissuto soprattutto con l'inserimento e l'introduzione delle nuove zone rosse, all'inizio si sono verificate delle incomprensioni per i cittadini nostri che dovevano uscire per recarsi nei propri luoghi di lavoro, però grazie alla collaborazione delle forze dell'ordine, della stazione carabinieri di Civitella Casanova, il maresciallo sempre disponibile, ma la stessa compagnia con il capitano De Rosa, e soprattutto consentitemelo di fare, voglio veramente fare un elogio e un encomio all'eccellentissimo prefetto, che ha dimostrato una sensibilità per i piccoli comuni, per i sindaci, incredibile. Quindi grazie a lei, che ci dà veramente la forza di affrontare anche un'emergenza così impegnativa e così grave. Per chiudere, sindaco, prima di restituire la linea allo studio, Considerazione da parte mia, volevo sapere, visto che comunque un comune, come vediamo, dell'entroterra neanche facilissimo da raggiungere, ecco, l'approvvigionamento di mascherine, dei dispositivi di protezione che oramai sono entrati un po' nello slang del parlare, nel nostro parlare quotidiano, com'è, se è soddisfatto il sindaco, insomma.
com'è la situazione? Certo, allora si parla ovviamente dell'approvvigionamento, oltre che dei generi di prima necessità, anche e soprattutto dei dispositivi di protezione, mascherine e quant'altro. Avete avuto delle difficoltà, considerando che siamo nell'entroterra della provincia di Pescara, lontani da Pescara, ma anche dai centri più grandi? C'è stato questo problema soprattutto nei primi giorni o tutto è filato liscio? No, tutto è filato abbastanza bene. E noi abbiamo ricevuto dal Dipartimento della Protezione Civile già alcuni rifornimenti di mascherine, che poi una parte le abbiamo acquistate come comune, con un piccolo sacrificio. Certo, non è che possiamo disporre di grandi risorse, però abbiamo provveduto ad acquistarle e le abbiamo, grazie poi alla Protezione Civile, ai ragazzi della Protezione Civile della PIVEC, soprattutto ai ragazzi di Villa Celiera, che sono veramente presentissimi, non fanno mancare la loro vicinanza a nessuna famiglia, quindi sono a disposizione per le consegne dei beni alimentari, per i dispositivi di sicurezza, veramente per tutto. Io credo che i nostri cittadini possano essere veramente orgogliosi di appartenere a questa comunità, ma felici di stare a Villa Celiera. E sindaco, per chiudere, a proposito di orgoglio, l'obiettivo, lo possiamo dire, insomma, di arrivare il più presto possibile alla fine di questa emergenza senza alcun positivo nel centro di Villa Celiera. Ma noi auguriamo veramente buona sorte non soltanto al nostro comune, ma soprattutto ai comuni vicini, ai quali va la nostra solidarietà, la solidarietà di tutta la cittadinanza, certo, ma a tutta l'Italia. Quindi io penso che possiamo concludere in questo modo, quindi viva Villa Celiera, viva l'Abruzzo, ma viva tutta l'Italia, e credo che veramente ce la faremo.